Salve a tutti, bentrovati a questo mio tutorial. Oggi andremo a vedere come si crea un gruppo su Facebook per i nostri scopi e in caso oggi andremo a vedere proprio un caso vero che devo fare per creare un gruppo di lavoro di interesse per un progetto che sto praticamente vedendo da 2 giorni. Andiamo intanto a vedere, basta andare sulla sezione gruppi, la potete vedere qui nella sinistra del vostro profilo Facebook. Adesso vi faccio vedere dove, aspettiamo che carica la pagina. Ok. Allora, andiamo su altro. Gruppi. Crea gruppo. Allora, l'impostazione, che come vedete è molto semplice, non è molto complicata. Il vantaggio di un gruppo, a differenza di una pagina, è che qui puoi direttamente vendere sul gruppo. Io ho optato per questa opzione proprio per questo motivo, perché per il mio scopo mi serve proprio l'impostazione di acquisto e vendi. Allora, qua come vedete possiamo fare connetti e condividi. Qua dice ideale per gli hobby, interessi e assistenza. Progetti diventano realtà, cioè se tu hai un progetto, questo ti permette di pianificare e coordinare questo progetto, e acquisti e vendi. Qua dice che i gruppi sono uno strumento perfetto per organizzare e stare in contatto solo con chi vuoi tu, a differenza della pagina. Condividi foto, video e avvia conversazioni fra i programmi e altro ancora. Poi naturalmente qua ci sono altre cose, amici cui piace, in questo caso la mia pagina gruppi di acquisto solidale. Perché questo? Vede questo? Perché a me mi interessa che sia collegata a questo argomento di interesse, ok? E qui naturalmente possiamo aggiungere tutte le persone che in automatico si aggiungono al gruppo. Poi naturalmente a me mi interessa crearlo pubblico. In caso volessimo crearlo gruppo chiuso, cioè ci vuole il permesso dell'amministratore del gruppo per poter far partecipare le persone, ok? Allora, in questo caso in automatico mi mette già il nome della pagina, vedi amici a cui piace il gruppo di acquisto solidale gas. Perché questo? Perché questo ovviamente è un gruppo che si crea in automatico, vi faccio vedere, con la mia pagina Facebook gruppi d'acquisto. Ok? Praticamente questa cosa l'ho fatta perché qua nella mia pagina ci stava la possibilità di creare proprio un gruppo dedicato a questo interesse, ok? Io l'ho fatto apposta, come ho detto prima, perché mi serve creare un gruppo con queste caratteristiche qua di questo interesse di questa pagina. In caso invece voi avete una cosa, creare un gruppo generalizzato, basta andare nella home e create un gruppo generalizzato. Andiamo a vedere questa opzione di privacy, clicchiamo qui e possiamo scegliere pubblico come gruppo, chiuso, gruppo segreto. Il gruppo segreto non di solito ve lo sconsiglio, perché non serve creare questo gruppo qua segreto, basta mettere gruppo chiuso e già per voi va bene. Il gruppo segreto serve, di solito viene usato per esempio io che lavoro nel settore informatico, per creare questo un gruppo ovviamente esclusivamente con i beta tester, con i developers, con personale dello staff, che ovviamente è segreto, cioè non è visibile nei gruppi di Facebook, è solo chi sa che esiste questo gruppo può entrare, ok? A noi in questo caso ci serve gruppo pubblico, facciamo crea.
Naturalmente qui questo è il nome del gruppo che vogliamo creare, però io adesso questo qua lo tolgo e lo lasciamo così e poi mettiamo, ho fatto un piccolo test di ricerca, adesso questo a voi non vi interessa, però vi faccio vedere, io prima ho fatto un piccolo leggero al volo sondaggio di come potevo chiamare il gruppo in base ai contenuti di ricerca di quello che mi serve a me. A me mi interessa proprio questa impostazione qua, questa chiave di ricerca. Ok? Allora, adesso abbiamo fatto questa tutta l'impostazione, facciamo crea. Aspettiamo che elabora la cosa, adesso possiamo scegliere praticamente un'icona. Vedi qua dice scegli un'icona. Noi possiamo scegliere praticamente un'icona che ci più aggrada. Devo dire che sinceramente queste icone fanno letteralmente pietà, a mio modo di vedere. Sarebbe stato ottimo integrarlo con delle cose personali. Purtroppo Facebook non lo permette. In questo caso non mi piace, ma mettiamo questa qui per il mio scopo, altrimenti potete anche saltare. Ok, naturalmente la creazione del gruppo è stato creato. Ok, ora naturalmente possiamo e dobbiamo solamente farlo condividere con i nostri amici che ci interessa che partecipino a questo gruppo. Sulla destra avete tutte le impostazioni dei vostri amici, delle persone che seguite, e in automatico potete chiedere se vogliono partecipare. Ok? E intanto adesso facciamo queste così al volo, giusto per farvi vedere. Ah, ok, questa è, attenzione però, mi sono chiesto di dirvi una cosa, queste praticamente le aggiungete voi senza che hanno fatto loro la richiesta, ok? E questa cosa sinceramente io vi spiego che sinceramente non è da fare, nel senso che non è bello aggiungere una persona a un gruppo che non ha chiesto lui. Ok, infatti qua ci dice ora puoi consentire alle persone di diventare moderatori, vabbè, del gruppo. Aiutare a gestire le iscrizioni, e infatti puoi mettere i collaboratori, controllare i post e altro ancora. Qua dice che puoi iniziare subito dal menu impostazioni accanto a ogni membro. Infatti basta, andiamo qua, facciamo adesso facciamo rimuovi dal gruppo e adesso questa le tolgo perché non è buono praticamente aggiungere senza il loro permesso. Ok, fatto questo, naturalmente andremo poi a caricare una foto e a migliorare praticamente le varie impostazioni. Ok, ora però vi volevo far vedere le principali funzioni, quelle che ci interessano. Possiamo creare un sondaggio. Vabbè, carica post, foto e video, questi sono normali. Ecco l'opzione vendi qualcosa, questo è molto importante. Possiamo aggiungere dei file. Possiamo creare delle foto, degli album fotografici e creare gli eventi. Facciamo vendi qualcosa. Ok? Mettiamo naturalmente la zona dove ci interessa che noi vendiamo questo prodotto. Ok, qua aggiungiamo il prezzo, qua mettiamo la descrizione di cosa vendiamo,
e qui una foto descrittiva. Ora io questo facciamo una cosa di test per farvi vedere come funziona. Mettiamo una foto del prodotto venduto. Io adesso metterò una foto così al caso, giusto? Allora, facciamo questa qua, facciamo bici. Ok, facciamo, possiamo insomma aggiungere varie foto e fare praticamente, facciamo pubblica. Vi voglio far vedere. Ok, 5, vedete c'è il meta title, cioè come si chiama il prodotto che stiamo vendendo, il prezzo, scendiamo giù, c'è l'immagine. Ora l'ho fatto così di fretta. Ok, possiamo condividerlo, commentarlo, mettere mi piace. Se, cliccando possiamo scegliere se contrassegnarlo come venduto. Ok, in questo caso io l'ho fatto in modo che, tanto questo era solo un test. E poi una volta venduto, possiamo eliminarlo. Ok, con questo è tutto, spero di essere stato utile. Commenta il video e metti un mi piace se ti è piaciuto. E iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto. Ciao, al presto.